Grazie di essere intervenuti a questa serata importante, una serata di orientamenti, come diceva la nostra brochure che avete trovato sui vostri tavoli, sui vostri sedili. Noi abbiamo organizzato questa riunione importante perché serve a darci un po' di, a rivederci, a parlare tra noi, ad approfondire argomenti che sono sempre, fanno parte del nostro vissuto quotidiano e della nostra storia. E l'occasione è importante perché siamo ospiti del comune di Foligno, siamo stati omaggiati di questo importante evento e per noi è soddisfazione allo stesso tempo poter anche raccogliere tutta questa gente, tutte queste persone in una giornata di sabato, in una giornata in cui chiaramente pesa un po' tutta quella la dinamica che ci abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni, quindi questa un po' è una soddisfazione doppia per avere tante persone che ci sono venute a dare la loro presenza e la loro solidarietà su questo che è la nostra partenza in qualche maniera, il primo appuntamento, e quindi sarà poi la presentazione che faranno i due presidenti qui al mio tavolo. Passo a ringraziare le persone che sono venute e soprattutto anche persone che ci hanno dato un sostegno, che sono coloro che hanno dato un po' la nostra indicazione, sono la Seleclan SRL, e la T1, il gruppo Cocchi Mariotti di Foligno e Energia Più, e oltre ad altri amici che ci hanno da sempre aiutato, che ci danno un aiuto morale, materiale per mandare avanti questa associazione. Quindi passo la parola a questo punto, proprio per accelerare i tempi, al presidente dell'associazione, raccordando quegli anni, che è il mio qui a fianco, Renzo Stancolli. Grazie dell'attenzione. Prego Renzo. Buonasera, sono Renzo Stancolli e rappresento l'associazione Raccontando quegli anni. L'associazione nasce da un'idea di condivisione di comuni ideali e tradizioni. Siamo anche radicati molto bene sul territorio. L'appuntamento di questa sera nasce dalla collaborazione del Comune di Foligno e dagli amici della Tavola Rotonda. Mi auguro che sia l'inizio di una serie di eventi. Grazie ancora. Rubo 30 secondi. Voglio ricordare un figlio di questa città che è stato per noi un punto di riferimento ed è stato un grande amico. Ci ha lasciato da 4 anni, ma ancora nel nostro cuore. L'avvocato Claudio Caparvi. Duccio! Grazie a Renzo per la brevità e per il ricordo che ci ha dato di questo momento. E poi con noi abbiamo anche un'altra associazione, l'associazione Amici della Tavola Rotonda, e quindi invito il presidente, Balucani, Alessandro, a darci anche lui il saluto a questa riunione. Grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti. E a nome appunto dell'associazione culturale La Tavola Rotonda vi porgo il benvenuto di questa conferenza di Marcello Veneziani, che ringrazio sentitamente per la sua presenza. È la nostra prima conferenza dopo il lungo periodo del Covid e quindi è particolarmente emozionante. Leggere libri o articoli scritti da Marcello Veneziani è sempre un grande piacere, non solo per quello che scrive, ma anche come lo scrive. È un perfetto italiano che io veramente invidio molto. Credo che tutto molto sia dovuto a un padre che era stato insignito dal presidente Ciampi della medaglia d'oro di benemerito per la scuola e la cultura. E quella del padre è una figura ricorrente in Marcello Veneziani, perché ci ha ricordato in questo suo ultimo libro Dante, nostro padre, che Dante è il poeta, il profeta, il fondatore, lo scrittore, il testimone originario dell'Italia nostra. Fu lui a riannodare la civiltà cristiana e la civiltà romana, riconoscendo l'impero e la Chiesa come i genitori dell'Italia, anche se con ruoli distinti. Ecco, io avrei letto molto volentieri un articolo di Marcello Veneziani a proposito dello Statuto dell'Unione Europea, ove non c'è traccia delle nostre radici cristiane. Forse prima o poi Marcello Veneziani ce lo regalerà. Grazie.
Grazie Alessandro per l'intervento. E adesso, come dire, siamo ospiti del Comune di Foligno, quindi non vedo con molto piacere di passare la parola al nostro sindaco Stefano Zuccarini, che per un saluto e per un'importante testimonianza di quello che stiamo facendo qui su Foligno. Grazie Stefano. Grazie Claudio. Il saluto e il ricordo di Duccio ha reso ancora più emozionante questo momento. Vedere questa sala gremita è una grande soddisfazione, permettetemi di dire questo. Marcello Veneziani lo conoscete, non ha bisogno di presentazioni, è un onore essere qui al suo fianco, poterlo avere nella nostra città, come è un onore avere degli amici che sono gli organizzatori di questo appuntamento, Orientamenti, l'associazione Ricordando Quegli Anni e la Tavola Rotonda. Io sono curioso, lo dicevo prima a Marcello, di conoscere questo suo intervento, perché la figura di Dante l'abbiamo declinata in questo anno, no, adesso, in tanti modi, viste le ricorrenze, ma questa associazione di Dante e l'amor patrio è quanto mai stimolante e quanto mai curiosa. E sono orgoglioso, siamo orgogliosi come amministrazione di poter dire che il rinnovamento che c'è stato in questa città passa anche per il rinnovamento culturale, o meglio, passa per una proposta culturale più ampia, non sempre quella stereotipata che per tanti anni abbiamo vissuto in questa città. La cultura non ha colori, non ha limiti, e i punti di vista, i più diversi, sono sempre benvenuti perché aprono le menti. E questa sera sono sicuro che Veneziani lo farà con le nostre menti. L'amor patrio è un tema desueto, forse. Io sono reduce da un bellissimo viaggio fatto ieri a Re di Puglia, dove sono stato a rendere omaggio, a portare il pensiero della città di Foligno a quei ragazzi caduti. Ecco, forse oggi parlare di amor patrio è un modo per forse creare divisioni, ed è quanto di più sbagliato invece ci possa essere. L'amor patrio è il fondamento della nostra cultura, sono le nostre radici, e non dobbiamo aver paura di averne, di amor patrio, anzi ancora di più ne dovremmo avere, perché la nostra Italia è questa, ha i suoi confini che sono stati difesi da quei ragazzi e che meritano un omaggio, un commosso ricordo. E ripeto, non è un sentimento che può creare divisioni, ma deve essere un sentimento che ci unisce tutti quanti e ci rende orgogliosi di essere italiani, che non vuol dire essere nemici di qualcun altro. Ma noi abbiamo la nostra tradizione, la nostra storia, la scambiamo con gli altri in un rapporto di parità, senza sudditanze e senza nessun tipo di, diciamo, animo di sottomissione. Quindi grazie Marcello per essere qui, e siamo veramente curiosi di ascoltarti in questa tua nuova versione di Dante, che ci farà scoprire un lato di quest'uomo che forse non conoscevamo. Grazie. Grazie Sindaco per le belle parole che hai speso in questo momento importante per la nostra città, per la nostra nazione, quindi penso che sia anche il giusto viatico per poi portare avanti queste nostre illustrazioni, questi nostri ripensamenti, queste nostre considerazioni. Io darei la parola al nostro assessore alla cultura, l'avvocato Decio Barili, per un saluto anche lui, perché è importante in questo momento avere la nostra attenzione, che debba essere da parte di tutti, soprattutto dell'amministrazione, è un supporto per quello che potrebbe essere il lavoro futuro di chi vuole allargare poi gli orizzonti, come diceva prima il sindaco, di tutte le nostre attività, le attività che possono venire da diverse accezioni, da diversi angoli visuali. Grazie. Prego. Grazie Claudio, la facciamo breve, anche perché questa splendida sala gremita è venuta qui e vuole ascoltare Marcello Veneziani, non certo l'assessore alla cultura del Comune Foligno. Però l'amico Decio non può non sottolineare come questa sia un'occasione straordinaria, bellissima, e questa sia una giornata piena di emozioni per quello che è stato detto, e soprattutto mi sento di anticipare con certezza assoluta per quello che si dirà. La riflessione
di Marcello Veneziani non è mai tale, è una lectio magistralis. Io personalmente mi abbevero ogni volta che posso alla sua grande capacità di descrivere il nostro passato, il nostro presente, e quindi automaticamente anche avere uno sguardo leale, sincero, al nostro futuro, quello che manca in molte occasioni del nostro vivere quotidiano. Foligno, città dantesca, non poteva non terminare in modo straordinario un anno straordinario. Abbiamo urlato, il sindaco e tutti i miei colleghi assessori sanno bene quanto ci teniamo, Michela, l'abbiamo fatto insieme a lei, abbiamo urlato al mondo che Foligno è città dantesca. Quello che non è stato fatto fino ad oggi lo abbiamo fatto, e Foligno è città dantesca a 360 gradi, perché qua, lo sappiamo tutti, nell'aprile del 1472 ha visto la luce la prima edizione a stampa della Divina Commedia. Abbiamo, attraverso iniziative delle giornate dantesche, ricevuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, e questo è stato un grande impegno, un grande riconoscimento e un grande impegno a fare ancora meglio. Beh, stasera mi pare di poter dire che siamo sulla strada giusta. Quindi grazie a tutti voi, grazie alle associazioni che hanno proposto questa meravigliosa occasione. Il mio rammarico è che a breve dovrò lasciare questo incontro, mi dicono che sarà registrato il professore, ci tengo perché ho un impegno familiare a cui non posso evidentemente mancare. Grazie a tutti voi, grazie al mio sindaco, alla mia giunta e grazie a Marcello. Grazie Decio. Penso che sia importante a questo punto fare un piccolo quello introduzione di quello che è il nostro relatore, e do la parola al professor Guglielmi qui a mio fianco per una breve illustrazione della figura del Marcello Veneziani. Penso che potrebbe essere sicuramente per un attimo, ma sicuramente per dare qualche ulteriore accezione di quello che è la persona che ci viene a trovare, che ci dà il suo contributo. Grazie, se puoi. Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, filosofo e saggista, proviene da una formazione culturale di stampo filosofico e letterario. Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali, come Il Giornale, Libero, Il Tempo, La Verità e Panorama. È stato commentatore della RAI. Si è occupato di filosofia. Il suo pensiero verte essenzialmente su alcune tematiche: l'amore inquieto per la tradizione e la rivoluzione conservatrice che ne discende, la preferenza per la comunità rispetto all'individualismo, la filosofia del ritorno come nostalgia delle origini e ricordo nella lontananza, l'amor fati, l'accettazione della vita nel segno del destino. Ha scritto vari saggi di storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, oltre a testi letterari e teatrali, tra i quali La sposa invisibile, Rovesciare il 68, Sud, Amor fati, Dio, patria e famiglia dopo il declino, Anima e corpo, Alla luce del mito, Nostalgia degli dei e Dispera bene. Marcello Veneziani, attraverso il suo pensiero e le sue opere, ha contribuito a indicare per decenni la via a un moderno pensiero incardinato nel solco della tradizione, della rivoluzione conservatrice europea, ma al tempo stesso orgoglioso della specificità italiana, senza provincialismi e senza complessi di inferiorità rispetto alla cultura dominante. Questa sua autenticità di pensiero nell'interpretare la storia, la cultura e la realtà si manifesta anche in uno dei suoi ultimi lavori, il libro dal titolo Dante nostro padre, il pensatore visionario che fondò l'Italia. Proprio a questa definizione inedita del sommo poeta si ispira il titolo dell'incontro di questa sera, Dante l'amor patrio, riflessioni tra passato e presente. E adesso, dopo questa sintetica ma doverosa presentazione, cedo volentieri la parola a Marcello Veneziani. Grazie Fra. Ma io vi ringrazio innanzitutto per questa presentazione e per le precedenti presentazioni generose nei miei confronti, e vi dico subito che è con particolare piacere che parlo di Dante in una città giustamente definita dantesca, perché ha consentito al mondo di conoscere Dante, l'opera di Dante, quindi mi pare non poco il contributo che ha dato Foligno alla conoscenza di Dante. Devo dire che
quest'anno, che è stato appunto il 700° della morte di Dante, c'è stata, devo dire, un'abbondante rilettura dantesca ad ogni livello, anche se, aggiungo, io mi ricordo da bambino il 700° della nascita di Dante, e all'epoca a ricordare Dante furono Ungaretti, Montale, Albertazzi, Gassman, Carmelo Bene. Ecco, fate un po' il paragone con quelli che avete visto in TV e poi magari vi rendete conto che forse parlare d'Italia in questo momento significa anche aprire una ferita, insomma, avere in qualche idea un po', diciamo, abbastanza dimessa di quello che è il nostro paese. Io vi parlerò di Dante, e appunto il titolo di questo mio libro antologico dedicato a Dante è un libro che già nel suo titolo indica una linea interpretativa. Dante è nostro padre. La paternità a cui io faccio riferimento è duplice: è la paternità di Dante come vero antesignano dell'Italia, come padre dell'Italia, e la paternità di Dante come padre spirituale. Perché io credo che si debba innanzitutto partire da questa duplice specificità di Dante, che forse non è stata abbastanza evidenziata nel corso di quest'anno. Dante è un classico, come ce ne sono pochissimi nella storia e nella cultura letteraria di tutti i tempi e di tutti i paesi. Ma Dante, rispetto agli altri classici, rispetto ai più grandi classici, ha, come dire, un significato in più che lo rende unico rispetto a tutti gli altri. I grandi classici si leggono perché scrivono cose che vanno al di là dei tempi, che valgono per sempre, che sono riferimenti straordinari, che hanno una potenza lirica ed espressiva potentissima. Dante ha tutte queste caratteristiche, ma ne ha una in più. Leggendo Dante ci si sente trasformati. Dante ti invita a un cammino di salvezza e di redenzione spirituale, dall'inferno al paradiso. Di conseguenza Dante, rispetto ai tanti grandissimi autori, Omero, Shakespeare, Goethe, Cervantes e così via, è l'unico autore che vuole trasformare il suo lettore. Questo mi sembra già un elemento importante per sottolineare la paternità spirituale. Ma il riferimento principale della paternità che io faccio in quel titolo e poi nel saggio che ne segue, è a Dante come padre e fondatore dell'Italia. Io credo che sia abbastanza riduttivo pensare a Dante come al fondatore della lingua italiana. Dante ha sicuramente questo straordinario merito di aver posto il problema di una lingua italiana, di un volgare illustre, come lui chiamava, che potesse in qualche modo riannodare le membra sparse del paese e potesse in qualche modo dare all'Italia una dignità linguistica, sapendo che la dignità linguistica è il preambolo per la dignità nazionale, per la dignità spirituale e culturale di un popolo. Ma Dante non ha fatto solo questo. Dante ha pensato e fondato la civiltà italiana, innanzitutto traendola dai suoi genitori, che sono l'impero romano e la civiltà cristiana. È da quell'incontro e da quella fusione che nasce la civiltà italiana. In secondo luogo, Dante ha dato di questa civiltà non solo il segno di una lingua e di una storia, ma anche il racconto, la matrice, la visione dedicata appunto all'Italia. Io ho detto che se dovessimo parlare di identità italiana in modo rigoroso, dovremmo parlare piuttosto di identità, perché la nostra è un'identità che passa attraverso Dante. Dante ha intuito l'importanza geopolitica e spirituale dell'appartenenza ad una nazione e ha capito che una nazione non è solo un territorio, non è solo una lingua, non è solo una cultura, ma è un territorio, una lingua, una cultura ed anche qualcosa di più. È una coinè spirituale, una visione spirituale, un modo di essere, di appartenere ad una civiltà. E Dante ha realmente fondato l'Italia. Si può avere il giudizio che si vuole intorno al Risorgimento e si può credere in effetti che i nostri eroi risorgimentali abbiano in qualche modo fatto l'Italia, ma il vero fondatore resta Dante. Loro, i grandi promotori del Risorgimento, hanno coronato questo processo storico, ma è Dante il vero fondatore d'Italia. E questo ci porta a una considerazione che precede
l'intervento dedicato espressamente a Dante. Il fatto che il nostro è un paese che, a differenza degli altri, può definirsi una nazione culturale. Da noi è nata prima la lingua e poi lo Stato. È nata prima la civiltà italiana e poi è nato il territorio istituzionale e la dinastia regnante d'Italia. Questo vuol dire che noi siamo un paese che ha una peculiarità che tuttora riteniamo essere la nostra forza, forse anche la nostra croce, oltre che la nostra delizia, e cioè il fatto che noi abbiamo fondato questa civiltà sulla letteratura, sull'arte, sull'eccellenza delle arti, sulla bellezza dei centri storici, sulla ricchezza dei beni culturali unica al mondo. Quindi io credo che quando si dice che l'Italia è una nazione culturale, si sostiene proprio questo, che da noi il primato non è di natura politica e statale, ma è di natura spirituale, letteraria e culturale. L'Italia è innanzitutto una nazione culturale. Altre sono state nazioni politiche, sono nate da grandi dinastie, da grandi imprese militari. La nostra è nata prima come concezione letteraria. Non è un caso che l'unico principe italiano che abbia conquistato il mondo è il principe di Machiavelli, cioè un'opera letteraria, perché appunto la nostra forza nel mondo è e resta quella di rappresentare una visione culturale e letteraria. Quindi in Dante noi riconosciamo il fondatore dell'Italia come civiltà, e nella civiltà riconosciamo quell'intreccio di provenienza e di eredità spirituale dell'impero, della Chiesa, del cattolicesimo, ma anche della grande letteratura, perché Dante, quando scrive la sua opera, non si limita soltanto a portare alla luce le illuminazioni della sua mente, si riannoda una tradizione, si riannoda una cultura. Ripensa a Cicerone, ripensa a Seneca, ripensa a Severino Boezio e sul piano filosofico a Platone, Aristotele e ai santi Tommaso e Agostino, in modo particolare San Bonaventura. Insomma, si sente legato a una tradizione. Concepisce la sua opera letteraria non soltanto come il miracolo di un'eccellenza di un poeta visionario, ma anche la capacità di riannodarsi ad un grande racconto di fondazione, che è appunto quello che poi rappresenterà nella Divina Commedia. Io in quest'opera dedicata a Dante ho voluto un po', come dire, evidenziare l'altro Dante sommerso, non il Dante che tutti abbiamo conosciuto e a tratti anche patito della Divina Commedia a scuola, ma il Dante che ha scritto il Convivio, che ha scritto il Monarchia o Monarchia, che ha scritto Vita Nova, che ha scritto il De Vulgari Eloquentia, cioè il Dante delle opere in prosa, nella convinzione che queste opere in prosa nel loro complesso siano un po' il backstage, cioè il laboratorio in cui Dante ha portato a compimento una visione, quella visione dell'Alighieri, che poi diventerà con la Divina Commedia quella rappresentazione che tutti conosciamo, che abbiamo almeno sentito e orecchiato. Quindi la forza di Dante si esprime anche attraverso queste altre opere. Aggiungo che il Dante che fonda l'Italia è anche un Dante che amaramente vede l'insensibilità del paese, del suo tempo, all'idea unitaria italiana. E quindi in Dante c'è un paradosso che credo vada subito sottolineato. Dante è il fondatore dell'Italia, ma è anche il primo degli anti-italiani. La definizione che dà di Dante come anti-italiano è di Giuseppe Prezzolini, ed è una definizione pertinente. Qualcuno dirà, ma è una contraddizione. No, chi ama davvero l'Italia come l'amava Dante ne patisce le incongruenze, i tradimenti, le viltà, i cedimenti, e quindi da questo punto di vista Dante, nel momento in cui ama l'Italia, vede l'Italia, si proietta nel futuro cercando la sagoma dell'Italia, al tempo stesso canta dolorosamente la perdita dell'Italia, la viltà delle classi dirigenti dell'epoca, del clero e di quanti in qualche modo ostacolavano il compimento di questo processo. È un anti-italiano. E possiamo dire che è stato anche il capostipite di una linea degnissima di anti-italiani per amor d'Italia, cioè di anti-italiani che hanno sofferto e patito un'italianità che non ha trovato riscontro nel loro tempo e nella loro epoca. Ne cito un altro, Giacomo Leopardi.
Leopardi ha scritto dei canti dedicati all'Italia di straordinaria bellezza e potenza, ma al tempo stesso Leopardi è colui che ha scritto un saggio dedicato ai costumi degli italiani, in cui tratta gli italiani per quello che erano nel suo tempo e forse non solo nel suo tempo, cioè un po' vigliacchi, trasformisti, conformisti e quindi anche refrattari alla vera cultura, pronti al disprezzo, all'irrisione, insomma alle forme, diciamo, di sarcasmo che caratterizzano un'italianità scadente. Quindi quando si ama l'Italia bisogna avere anche il coraggio, la fierezza di raccontare pure l'altra Italia, quella che non ci piace. E l'altra Italia era presente anche al tempo di Dante. Per Dante Firenze era un po' una metafora dell'Italia. Quando era in esilio dalla sua Firenze, non era in esilio soltanto dalla città natale, era in esilio dalla patria Italia, perché avvertiva attraverso il suo esilio, il suo peregrinare, di incontrare in qualche modo i lacerti sparsi dell'Italia, le membra sparse di questo paese, e quindi non aveva la precisa, diciamo, avvertenza di passare in un paese che voleva unirsi. Quindi sentiva questa refrattarietà, questa ricerca del particolare, come poi avrebbe detto Guicciardini, questo rinchiudersi negli egoismi o locali o di fazione, che è tipico appunto dell'Italia, e quindi ne pativa questa mancanza. Quindi quando noi parliamo del Dante, della lingua di Dante, facciamo riferimento a un percorso politico e civile, perché Dante è anche profondamente politico. Tanto più è metafisico, è teologico, è filosofico a tratti. Dante è ovviamente grandissimo poeta, ma tanto più è profondamente politico, cioè è convinto che si debbano cambiare le cose attraverso dei soggetti politici, attraverso un principe, un veltro, un grande sovrano che verrà, che lui identificava all'epoca appunto in Arrigo VII, ma che poteva essere benissimo altro, comunque in qualcuno che dovesse portare a compimento politico quello che era invece un progetto spirituale e culturale molto più ampio. Per identificare Dante, per riassumerlo in qualche modo in un ritratto, noi abbiamo un'abbondante messe di autori che si sono dedicati a Dante, ma io credo che ci sia un ritratto che riesce a sintetizzare Dante attraverso quattro parole importanti. Marsilio Ficino, filosofo platonico fiorentino, che è ovviamente successivo a Dante, lo fotografa in questo modo. Dice: per patria celeste, per abitazione florentino, di stirpe angelico, in professione filosofo poetico. Voi pensate alla sintesi di questa definizione. Per patria celeste, in Dante la sua vera patria è il cielo, la patria terrena è il riflesso della sua patria celeste, la patria è il cielo, e quindi qui c'è tutta la vocazione di Dante per la dimensione metafisica, trascendente, religiosa, per il sacro, per la luce, perché attraverso la Divina Commedia scriverà il poema della luce. E quindi da questo punto di vista Dante rappresenta veramente un padre, è un punto di riferimento fondamentale, ma celeste. Poi dice: per abitazione florentino, e il contrasto dice tutto sulla sofferenza di Dante rispetto alla sua patria terrena, che è Firenze. Avrebbe voluto che quella patria terrena coincidesse con la sua patria spirituale, ma non gli era possibile. E Marsilio Ficino coglie dicendo: per abitazione, cioè come se fosse un fatto puramente accidentale il fatto di essere fiorentino. Però poi aggiunge: di stirpe angelico, che non è soltanto un elogio, diciamo così, dello spirito angelico di Dante, ma angelo è proprio messaggero, è il ponte tra l'umano e il divino, e Dante è questo, è ponte tra l'umano e divino, è ponte tra la patria terrestre e la patria celeste, ha questa visione pontificale della vita che lo porta ad essere angelo, cioè portatore di questo messaggio. E infine lo definisce in professione filosofo poetico, cioè non è soltanto poeta, ma è anche filosofo. Dante è profondamente filosofo,
Certo, non ha un suo sistema filosofico, ma alla sua epoca, nel Medioevo, l'originalità era una stravaganza. Cioè, il vero filosofo è colui che si collegava ai grandi e che sviluppava il pensiero dei grandi. E il compito che Dante si era dato era quello di tradurre una visione filosofica in una visione poetica. Questa è stata la sua azione. Quindi, filosofo poetico. È importante questa definizione, perché spesso, per neutralizzare il potenziale di Dante, il potenziale politico, civile, culturale, lo si confina nell'aureo giardino della poesia. Dante è grandissimo poeta, ma non è solo poeta. Dante pensa, nei suoi versi non c'è soltanto la bellezza lirica, la rima, la corrispondenza delle immagini, ma c'è un preciso ordito, c'è un ordine, una simmetria, c'è un ricorso di concetti, di valori, di dimensioni teologiche, c'è molto di più di quel che appare nel velame dei versi strani, cioè quando tu superi il velo dei versi e la stranezza apparente di questi versi, ti accorgi che c'è dietro una geometria spirituale e filosofica di grandissima potenza. Quindi Dante è anche questo, è filosofo poetico. Dove fonda la sua idea di nazione? Certo, sicuramente la fonda innanzitutto nel De Vulgari Eloquentia. Il De Vulgari Eloquentia è un trattato linguistico in cui Dante esamina le lingue che si parlano in Italia, e lo fa non soltanto da un profilo filologico, linguistico, lo fa anche da un profilo territoriale, antropologico, vorrei dire, incontra le popolazioni, va, viaggia dal Tirreno all'Adriatico, perché lui sostiene che l'Italia non è divisa tra nord e sud, ma tra Italia destra e Italia sinistra, e non faceva riferimento al bipolarismo politico, ma all'Italia tirrenica e l'Italia adriatica, e quindi la vera divisione d'Italia è nella dorsale appenninica centrale. Quindi in Dante non c'è soltanto un'analisi delle lingue che si parlano in Italia, c'è anche un'analisi geografica, Vico direbbe di geografia poetica, cioè delle attitudini, dei caratteri che rappresentano il nostro paese. E quindi lui viaggia in questi 14 volgari principali che si parlano in Italia, li esamina, ritiene che il più brutto volgare che si parla in Italia è il romano, è il romanesco, e credo che la tradizione sia mantenuta ancora viva, e poi ritiene che il migliore italiano si parli non in Toscana, e lì c'è probabilmente il risentimento dell'esule, ma a Bologna. Poi esamina tutte le altre lingue e ritiene che tutti i volgari debbano essere in qualche modo compendiati in un volgare illustre, che sia curiale, che sia bello, lindo, pulito. Però la passione di Dante per la lingua italiana non è una passione antitetica a quella che ha per la lingua latina. Dante ama la lingua latina. Infatti una delle sue curiose, diciamo, decisioni abbastanza estrose è che lui fa questo elogio della lingua italiana in un trattato che è scritto in latino, che è il De Vulgari Eloquentia, e successivamente fa l'operazione inversa, elogia la lingua latina in un trattato scritto in lingua volgare italiana, nel convivio. È simmetrico. Qual è il senso di questa differenza? Dante dice che il latino è la lingua che ci collega ai nostri padri, è la lingua della tradizione classica, è la lingua della cultura, della letteratura, è Cicerone, è la civiltà romana, è la civiltà cristiana, i codici che sono stati scritti sempre nella lingua latina. Quindi è la lingua colta necessaria non solo all'Italia, vorrei dire all'Europa, alla visione cattolica, cioè universale, e quindi ha una potenza che si irraggia in tutto il mondo partendo da Roma. Ma la lingua volgare è la lingua delle madri, è la lingua materna, quella originaria, quella spontanea, quella che sgorga quando tu sei ancora bambino, e noi abbiamo bisogno della lingua paterna, che è il latino, e della lingua materna, che è l'italiano. Questa è la concezione che Dante ha della patria attraverso il rapporto con la lingua, ed è un rapporto che si avverte lievitare nelle pagine di Dante, ed è un rapporto forte, perché Dante capisce che l'importanza
di una lingua è fondamentale per cementare un paese, per creare una coesione non solo delle classi dirigenti ma anche a livello popolare. Quindi quest'opera è importantissima per questo. Attraverso il De Volgare Eloquenza si arriva appunto a questa idea. Il Convivio invece è un'opera che ha più un taglio filosofico, già il titolo ricorda il Simposio di Platone, ed è un'opera incompleta, incompiuta, perché doveva essere molto più ampia, che è dedicata proprio a sistemare il pensiero. Ecco, quello è veramente il laboratorio delle idee di Dante che poi si ritroveranno sublimate nella visione letteraria e lirica della Divina Commedia. Ma lì sono ancora allo stato di pensiero, sono ancora riannodate ai pensatori della tradizione. Dante non conosce la lingua greca. Dante incontra la grande filosofia aristotelica e platonica attraverso i commentatori. Uno di questi, il più importante, era un arabo, Averroè, e lui attraverso Averroè conosce le grandi opere greche, mentre ha una conoscenza diretta del latino, e in lingua latina scrive anche il Monarchia o Monarchia, che costituisce il suo trattato politico. Ecco, quando si parla del Monarchia, qualcuno in modo abbastanza grossolano e approssimativo ritiene che l'idea di una monarchia universale in Dante sia la sconfessione di un legame di amor patrio di tipo nazionale. Molti ritengono, attraverso questa lettura superficiale, che in quell'opera dedicata alla monarchia universale Dante abbia quasi in qualche modo pensato alla globalizzazione. Dante non si proiettava nelle utopie future. Quando Dante scriveva l'opera dedicata alla monarchia, pensava al Sacro Romano Impero, cioè pensava ad una tradizione antica e non ad un'utopia futuribile. Pensava all'universalità che è conciliabile con le patrie locali, perché l'impero costituisce quella realtà sovrastante a livello politico, ma poi ci sono le patrie. Oggi potremmo dire l'Europa delle patrie, quella che era il sogno di De Gaulle e di molti esponenti anche delle destre nazionali europee. Ecco, quel sogno era il sogno di Dante. Era un sogno che quindi non era antitetico alle patrie, ma riteneva che ci dovesse essere un potere sovraordinato che discende direttamente da Dio. Ecco la originalità di Dante scabrosa rispetto alla Chiesa, perché Dante dice il potere politico non è, come dire, secondario rispetto al potere religioso del Papa. Non è il Papa a dare legittimazione spirituale all'imperatore, ma discende direttamente da Dio questo potere. Pensate che bomba nell'epoca della teocrazia, nell'epoca di un cattolicesimo ancora forte e vibrante, che credeva ancora alla donazione di Costantino. Costantino imperatore, in un atto che poi si scoprì essere falso, aveva donato la legittimazione, diciamo così, le chiavi del potere alla Chiesa. E Dante usa un argomento ineccepibile, dice: ma l'impero non può discendere dalla Chiesa per la semplice ragione che l'impero c'era prima della Chiesa. E quindi la legittimazione spirituale gli veniva direttamente da Dio. Solo i due soli di cui parla Dante, cioè c'è il sole del papato che si cura delle anime e si cura della vita ultraterrena, e c'è il sole spirituale dell'impero che si cura degli stati, dei popoli e quindi della vita terrena. Hanno entrambi una missione altissima, non dipendono né uno dall'altro. Questa naturalmente fu un'opera che gli costò molto, un'opera che fu cancellata, bruciata per lungo tempo, apparve più o meno completa soltanto nel Settecento, perché per molto tempo rimase così, un po' molto, diciamo, messa da parte. Anche la Divina Commedia uscì in edizioni rimaneggiate, non integrali, perché Dante se la prendeva anche con dei papi, oltre che con dei cardinali, li metteva anche all'inferno. Ecco, mi incuriosisce pensare oggi cosa farebbe Dante, ma non vado oltre. Voglio dire, anche a proposito del suo rapporto con la religione, Dante mantiene la stessa rigorosa distinzione che abbiamo osservato per l'amor patrio. E cioè, Dante è profondamente cattolico,
profondamente cristiano, ma sa essere anticlericale. È fieramente anticlericale. Combatte il predominio del clero, mette all'inferno papi che ritiene indegni e quindi, anche da questo punto di vista, vive la contraddizione di un uomo che ama gli assoluti e non accetta le contraffazioni. Come Dante è il padre dell'Italia, ma al tempo stesso è il capostipite degli anti-italiani, per la stessa ragione Dante ama la fede cattolica, si riconosce appieno nella tradizione cristiana, ma ha un giudizio critico nei confronti del potere clericale del suo tempo, perché sa distinguere ciò che attiene alla dimensione spirituale, sacrale, e ciò che attiene semplicemente alla cupidigia, al desiderio di potere delle classi dirigenti clericali dell'epoca. E quindi c'è questa, è un'altra, diciamo, delle nobili contraddizioni di Dante. E nel De Monarchia, o Monarchia che dir si voglia, naturalmente la lettura può essere greca o può essere latina, si ha questa esatta percezione della visione politica. La sua è una teologia civile ragionata, per dirla con Giovan Battista Vico, è una teologia civile perché c'è la presenza della provvidenza che interviene nella storia, e naturalmente ciò è coerente con la visione cristiana di Dante. Dicevo che Dante ha subito parecchie censure lungo i secoli. Noi conosciamo l'opera di Dante compiuta soltanto da poco, relativamente di recente. Ecco, quando uscì la Divina Commedia pubblicata nel 1472 qui a Foligno, era anche allora controversa, ma già allora c'era stata un'apertura nei confronti della cultura e della letteratura dantesca. Ma nei secoli a seguire ci saranno altre chiusure, ci saranno altre cancellazioni, e fa un po' ridere pensare che queste cancellazioni vengono oggi attribuite allo spirito tridentino controriformista. Pensate che nei nostri giorni in Belgio hanno cassato i versi di Dante riguardanti Maometto, perché erano politicamente scorretti. Quindi siamo tornati a 500 anni fa in Belgio, ma non solo in Belgio, perché stiamo vedendo gli effetti di quella che viene chiamata cancel culture, no? La cultura della cancellazione, o meglio la cancellazione della cultura, che costituisce uno degli elementi purtroppo dominanti del politicamente corretto nei nostri tempi. Ecco, in quel tempo Dante non fu concepito agilmente e agevolmente come il poeta degli italiani, fu visto sempre con qualche diffidenza, un po' perché rappresentava l'ostilità nei confronti della Chiesa, un po' per una ragione opposta, perché Dante era troppo legato al suo Medioevo, al Sacro Romano Impero, e quindi era quasi incompatibile con la modernità. E allora i critici letterari, a cominciare da Benedetto Croce, da Francesco De Sanctis, preferirono isolare la poesia di Dante, renderla assoluta ed eliminare le parti che riguardavano il politico Dante, il filosofo Dante, il teologo Dante, perché avrebbero portato al Medioevo, alla tradizione, al Sacro Romano Impero. Meglio parlare di un poeta e di isolarlo dal contesto. Ecco, purtroppo Dante nei secoli non ha avuto la gloria e la fama che ha avuto più di recente negli ultimi due secoli. Per molto tempo, dopo la sua morte, Petrarca era molto più importante di Dante, e persino ai tempi di Leopardi, del giovane Leopardi, Leopardi fa un paragone con Torquato Tasso e ritiene che quasi quasi abbia ragione la Vulgata, che ritiene Tasso più importante di Dante. È un'epoca in cui ancora, ripeto, non si conosce tutto Dante. Dante è visto con diffidenza, e sarà soltanto con Giovan Battista Vico prima, con i romantici inglesi e anche francesi di fine Settecento, e poi con i nostri grandi poeti del primo Ottocento, che Dante sarà scoperto. Ma la scoperta di Dante e la gloria di Dante in Italia sarà legata inevitabilmente alla causa italiana. Cioè Dante rinasce come padre del Risorgimento.
Questo è il contributo più forte che Dante dà nel primo Ottocento. Si riscopre la bellezza dei versi della Divina Commedia, delle sue opere, ma solo quando si capisce che Dante è in effetti l'unica chiave altissima che può unificare questo paese. Quindi è proprio il Dante patriota quello che emerge nell'Ottocento e che diventa il filo conduttore dell'identità italiana o della identità italiana, come dicevo prima. Perché è proprio questo l'elemento unificante. Dante viene riscoperto dal romanticismo e viene anche un po' equivocato dal romanticismo. Pensate a tutte quelle, come dire, zuccherose letture intorno all'amore dantesco. L'amore in Dante è un cammino esoterico, iniziatico, verso la perfezione. Non è una storia d'amore, una love story dell'epoca. Beatrice forse non era nemmeno quella bice Portinari di cui si parla, forse era soltanto un simbolo, portatrice di beatitudine, da cui Beatrice. E quindi è anche incerta la sua, diciamo, reale consistenza storica, o più realisticamente la consistenza storica del personaggio è solo l'alibi, il pretesto per Dante per scrivere un'opera che sia un cammino verso Dio, perché la forza di Beatrice, lo dice Dante, è data dal fatto che lei imparadisa la mente mia, cioè porta in paradiso la mia mente. Quindi la visione dell'amore di Dante è una visione ancora platonica, legata al fatto che l'amore è una forma di ascesa verso il cielo. Non è l'amore sentimentale di una coppia, di due persone, è un cammino verso il divino, è un cammino verso la luce, perché tutta la filosofia di Dante è filosofia dell'amore. L'amore è l'ultima parola che in fondo Dante consegna nell'ultimo verso della Divina Commedia, no? L'amor che muove il sole e altre stelle, perché proprio nell'amore vede la forza che muove tutto, ma l'amore come forza cosmica, come forza trascendente, non come forza sentimentale, di cui, sì, certo, è la piccola rappresentazione di un più grande processo cosmico che riguarda l'amore. Quindi questo è un po' il senso dell'amore. Però Dante viene riscoperto, dicevo, soltanto nell'Ottocento e poi nel Novecento. In questi due secoli Dante riappare in tutto il suo fulgore, riappare anche un Dante filosofo, cito tra i tanti esegeti Giovanni Gentile, che vede in Dante, a differenza di Croce, non solo il poeta ma anche il filosofo, cioè colui che ha una visione del mondo e una visione della patria, mentre per Croce resta un grandissimo poeta, ma poi il resto è del tutto trascurabile. E quindi soltanto così Dante acquisisce quella forza che aveva poi nel suo carattere, nella sua vita. D'altra parte, se noi consideriamo quanto peso hanno avuto le sue opinioni politiche, la sua appartenenza, il suo amor patrio nella sua vita, quanto gli è costato amare l'Italia, quanto gli è costato amare la sua Firenze, quanto è costato il suo patriottismo da esule. Ecco, tutto questo viene completamente cancellato. E qui vorrei arrivare, per, diciamo, avviarmi un po' alla conclusione, ai nostri giorni. E vorrei partire da un'esperienza che forse è un'esperienza anche vostra. Io confesso che ho detestato Dante a scuola. E sono convinto che molti di noi avranno avuto la stessa esperienza. Io ho amato Dante di nascosto fuori dalla scuola, perché a scuola prevalevano due tipi di lezioni dei professori: una stucchevole, impomatata, in cui si dicevano frasi fisse, la donna angelicata che sta sul piedistallo, il dolce il nome, cioè parole dette così di inerzia, in cui non c'era il Dante vivo, per usare l'espressione di Giovanni Papini, non c'era il Dante palpitante, quello che noi amiamo. Dall'altra parte c'erano invece, la mia epoca è post 68, c'erano invece i professori che volevano trascinare Dante nell'attualità, come accade adesso, cioè trascinarlo nell'attualità, considerarlo un contestatore dei suoi tempi, considerarlo un ribelle, cioè lo volevano per forza legare all'attualità. Beh, io ho cominciato a leggere Dante al mare e l'ho letto di nascosto rispetto ai miei professori, perché se l'avessero scoperto mi avrebbero rovinato Dante. Quindi, come dire, mi facevo le cantiche in bagno, mentre gli altri si facevano le canne, magari, io mi facevo le cantiche in bagno, nel senso che mi nascondevo dall'uso improprio dantesco che veniva fatto a scuola.
ma questo per dirvi come Dante abbia una potenza che spesso non è stata rappresentata nella scuola. Ho quasi il sospetto che Dante abbia, come dire, che abbia nuociuto a Dante la scuola più che fargli bene, perché un Dante somministrato in dosi obbligate, un Dante vaccino, un Dante pass, per usare un linguaggio dei nostri tempi, ovviamente piace meno del Dante che tu scopri. Mi rendo conto che scoprire Dante non è da tutti, lo scoprono una parte soltanto, però ecco la bellezza di leggere dei versi e poterci tornare, di soffermarsi, di sentire anche la musicalità, perché a volte tu non senti e non comprendi fino in fondo quello che sta dicendo, ma la musicalità di Dante è fortissima. Dante è musicale quando scrive e anche pittore quando scrive. Si dice che Dante e Giotto hanno svolto in fondo lo stesso ruolo, lo stesso compito, perché riusciva a figurare, e oggi potremmo dire che Dante ci ha dato un'opera anche cinematograficamente grandiosa. È un'opera che si può rappresentare, infatti se dovessi dire il mio primo amore per Dante è un amore nato vedendo le figure di Gustave Doré, vedendolo come l'equivalente o la continuazione di Pinocchio. Pinocchio che va nel ventre della balena, Dante che va all'inferno, al purgatorio, al paradiso. Dante ha questo aspetto, ma la cosa più importante che mi preme sottolineare è che non capiamo la potenza di Dante se lo costringiamo nell'attualità. Ecco, io ho dovuto fare, mi sono amaramente pentito, una presentazione di Dante in un gruppo, diciamo, che prevedeva gli studenti liceali. Le domande di questi ragazzi, che erano tutte probabilmente preparate prima dell'incontro e che erano concordate con i loro professori di orientamento, probabilmente anche politico ben determinato, erano se Dante poteva considerarsi femminista perché era a favore di Beatrice, se Dante poteva considerarsi, lui esule, l'equivalente dei migranti di oggi, se Dante era un globalista perché voleva lo Stato universale, e poi tante altre cose, se Dante era un pacifista, Dante che è stato un soldato valoroso, che ha combattuto, se si può considerare un pacifista, la Pax Dantis è un'altra cosa dal pacifismo dei nostri tempi. Quindi questo per dirvi le forzate attualità. Dante, dico orgogliosamente, è inattuale, nel senso che non appartiene a ieri, a oggi e a domani, appartiene al sempre. Dante è un autore di sempre. E se vogliamo proprio indagare all'interno della sua visione, notiamo che lui è in conflitto permanente con il suo presente e vorrei dire con ogni presente. Il Dante più forte, vibrante, ha tre passioni diverse. Ama il passato, è profondamente nostalgico Dante del Sacro Romano Impero, dei costumi dei padri, della civiltà romana, della civiltà cristiana delle origini, di San Francesco. Quindi è profondamente nostalgico del grande passato, ma al tempo stesso attende la gravidanza del futuro. È uno che sogna il futuro, è quindi profetico. Guarda nel futuro, guarda attraverso le immagini e le proiezioni che dà, guarda ad Arrigo VII, guarda al Veltro, guarda a chi potrà in qualche modo riscattare la miseria del presente con la grandezza del futuro. Quindi Dante non ama il suo presente, ama il grande passato, ama il grande futuro e ama l'eterno. L'eterno è la sua dimensione più grande di riscatto della condizione umana, che è una condizione terrena di passaggio. Dante dice una cosa bellissima del suo maestro, che è probabilmente il modo per definire anche Dante. Dante dice, a un certo punto, quando incontra Brunetto Latini e lo incontra nel girone dei Sodomiti, perché Dante non è abbastanza politicamente corretto da, diciamo, lasciare i Sodomiti in paradiso, diciamo così. Ecco, incontra persino il suo maestro che ama, che venera, ma lo incontra all'inferno. Beh, gli dice una cosa straordinaria. Dice a Brunetto Latini: voi mi insegnavate come l'uom s'eterna. Ecco, il compito del maestro, nel senso vero della parola, è insegnare la via dell'eternità, insegnare come l'uomo s'eterna. Questa è la potenza di Dante. Quindi questa potenza va al di là di tutto, anche la visione della patria di Dante è legata a questa condizione di immortalità, di eternità. Non è la patria soltanto in cannoni ed armi, non è la patria come solo territorio, la patria come condizione spirituale. Ecco, l'eternità di Dante. E quindi qui
davvero per concludere, perché insomma non voglio abusare della vostra pazienza, noi abbiamo tanti modi per leggere Dante, tanti autori ci hanno insegnato come leggerlo, ma innanzitutto dobbiamo partire da una premessa, che Dante è unico, cioè Dante non ha avuto ripetitori. E vi faccio un esempio concreto per meglio farvi capire cosa intendo. Quando tu chiami un autore petrarchista, fai riferimento a un poeta che usa, diciamo, nei versi uno stile simile a quello di Petrarca. Quando chiami uno dantista, parli di un critico letterario e non di un poeta che vuole imitare Dante, perché Dante è inimitabile. Hanno tentato alcuni, e uno dei più grandi nel Novecento è stato Ezra Pound, che ha fatto nei Cantos qualcosa che somiglia alla Divina Commedia, e soltanto un americano pazzo come lui poteva cimentarsi in quest'opera grandiosa. Ma Dante è inimitabile. Aggiungo per curiosità che è l'unico autore che non sia antico che noi chiamiamo per nome. Petrarca non lo chiamiamo Francesco, Leopardi non lo chiamiamo Giacomo. Ecco, Dante lo chiamiamo Dante. C'è questa sorta di unicità che gli va riconosciuta. E credo che sia un po' il tratto della sua assoluta inattualità, cioè è un autore che è al di là di ogni altra cosa. Però dicevo, come dobbiamo leggere noi Dante? Ci sono tante letture complesse, filosofiche, iniziatiche, tutte importantissime che io consiglio di fare, ma dico di leggerla soprattutto in un modo, che è quello che ci consiglia il poeta Borges. Dice: leggete Dante con gli occhi di un bambino, perché gli occhi di un bambino non sono soltanto il segno della purezza, sono il segno dell'incanto, dello stupore, lo stupore infantile, la meraviglia che è alla base della filosofia, come dicono Platone e Aristotele. Cioè, se tu leggi con il candore di un bambino Dante, se ti lasci inebriare da quelle immagini che ti dà, quelle visioni, quei personaggi, quelle descrizioni, tu leggi Dante nella sua profondità, e anche se non capisci esattamente le parole che dice, ti accorgi che in quelle parole, in quei versi, vibra un incanto, uno spirito. Quindi bisogna leggere un po' con l'ingenuità del bambino, quindi dobbiamo farci prendere per mano da Dante, perché Dante, come dicevo agli inizi, è colui che porta per mano il suo lettore in un cammino di trasformazione. Prendere per mano e lasciarci guidare dalla meraviglia, dallo stupore di incontrare altri mondi, altri cieli, altri inferni, e guardare quindi attraverso questa diversità, incontrare lo stupore del più grande poeta di tutti i tempi e sentirsi per una volta orgogliosamente italiani, che siamo, per caso dicono alcuni, per destino dicono altri, figli della stessa patria, l'Italia. Grazie. Che l'emozione ha preso il sopravvento nell'ascoltare questa lettura Dantis un po' alla vecchia maniera. La nostra riunione è anche quella di chiedere qualcosa. Noi abbiamo la fortuna di avere qui Marcello, che è un'esegeta del pensiero di una vecchia destra, di un vecchio modo di riportarsi al passato e guardare al futuro. Quindi, con l'occasione, visto che la platea è bella calda, è bella carica, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, penso che Marcello poi può darne qualche risposta secondo la sua visione, il suo modo di confrontarsi con quelle che sono anche le attività attuali, quali sono le problematiche che ci troviamo tutti i giorni di fronte. Quindi, se volete, siamo qui per questo, abbiamo nei tempi ci siamo tranquillamente, quindi non siamo andati oltre a quello che era la nostra previsione. Se avete queste necessità, anche qualche curiosità, qualcosa, per noi penso che abbiamo parlato prima, no? con il nostro autore, che sicuramente sarebbe anche piacevole, dire, interloquire tra noi.
E se c'è qualcuno, abbiamo anche il microfono che può essere passato lì direttamente a voi senza venire qui. Se volete potete venire anche direttamente qua sul palco oppure direttamente dal vostro posto di lavoro. Avete qualche... Ecco, guarda, vedo qualcuno lì in fondo. Buonasera, mi chiamo Tito Bisci. Volevo chiedere una cosa. Dante aveva bene in mente il concetto dell'impero, quello che era allora, no? L'impero centrale europeo, e ne abbiamo uno anche oggi. Volevo sapere da lei cosa ne pensa di questo impero e cosa ne pensa di questo impero in rapporto alla nostra patria, all'Italia. Si riferisce all'impero americano? No, all'impero europeo. Cinese? Eh? All'impero europeo, all'Europa di Bruxelles. Oggi esistono soltanto due, diciamo, grandi surrogati d'impero, che sono quello cinese e quello americano. Altri sono probabilmente in mente dei, sono aspirazioni, sono diciamo, in qualche modo tentativi di pensare al futuro. C'è naturalmente anche la grande potenza della Russia, ma non è più un impero, anche se non è solo una nazione. Ecco, quindi è difficile oggi, diciamo, trovare i segni del Sacro Romano Impero, poi in modo particolare. Anzi, tutto ciò che noi chiamiamo impero oggi è una potenza sovranazionale o anche multinazionale dal punto di vista economico, ma non ha quella visione dell'impero che Dante riconosceva come il segno di una superiorità rispetto agli stati nazionali. Le monarchie nazionali del suo tempo, gli stati nazionali del nostro tempo, possono riconoscere un'autorità sovraordinata soltanto se è davvero l'espressione più alta di una spiritualità, di una legittimazione superiore, che oggi non mi pare di vedere. Insomma, l'unico tentativo che si è cercato di dare di una realtà sovranazionale è stata quella utopia delle Nazioni Unite, che però non ha dato i suoi risultati, perché non è riuscita nemmeno a, diciamo, in qualche modo a propagare una visione superiore rispetto agli interessi nazionali. Quindi ho l'impressione che noi viviamo nell'orfanità dell'impero. Noi viviamo in un'epoca di globalizzazione, ma senza impero, con alcuni surrogati d'impero piuttosto inquietanti dal mio punto di vista, in particolare quello cinese, che sono in forte espansione, ecco, rispetto ai quali credo che anche dantescamente non dovremmo sentirci assolutamente tentati di appartenervi, insomma. Grazie. Qualche altra domanda? Sì, in fondo. Buonasera, sono Marco Nicoletti. Faccio una domanda un pochino a latere del discorso Dante, ma su una suggestione che lei veneziani ha suscitato all'incipit del discorso, che però è fondamentale, perché poi si lega a tutto l'iter, diciamo, a tutta la vita di Dante, a tutte le sue espressioni, e appunto per l'universalità delle cose trattate anche dal personaggio Dante giunge fino a noi irrisoluta. Voglio parlare dei difetti degli italiani. Allora, io da ragazzo, molto giovane, ebbi il regalo dal nonno un libro, The Italians di Barzini, in cui, leggendolo così, molto giovane, molto spensierato, dicevo: ma che uomo pessimista è questo Barzini, cosa avrà mai sofferto nella vita per giudicare che il temperamento, le vicende, le vicissitudini degli italiani siano tutte di questa negatività? E un pochino poi lo abbandonai, però poi crescendo, vivendo e stando nel mondo mi sono reso conto della puntualità delle osservazioni di Barzini, una puntualità quasi mesmerica, ossia impressionante. Praticamente lui puntualizza e ripete e mette il segno su quelle che sono tutti i difetti irrisolvibili forse degli italiani. Già Dante le aveva sofferte queste cose, le ha patite, le ha sofferte, le ha denunciate. Poi siamo arrivati a un Barzini, perciò nei secoli questa cosa non aveva avuto né una risoluzione né una definizione precisa. Allora, i difetti degli italiani sono una questione genetica, una questione talmente endemica che non può essere assolutamente risolta, oppure è un fatto culturale che si è ormai incistato, radicalizzato al punto tale che neppure, diciamo, i venti del progresso, i venti dei mondialismi riescono a scuotere e diciamo, non a risolvere, ma
come tutte le cose cambiano, perché queste tendenze, questi difetti e questi peccati non cambiano mai? Sì. Ma io devo dire che domani mattina io pubblicherò sulla Verità un articolo che è il frutto di un plagio, nel senso che io ho messo insieme delle frasi di grandi anti-italiani che sono Leo Longanesi, Curzio Malaparte, Indro Montanelli, Giovanni Papini, e c'è una descrizione, diciamo, della situazione italiana, e buona parte di questi testi si rifanno al passato, sono di almeno 60 anni, 70 anni fa, ma anche oltre, dove ritroviamo in effetti le tare e le debolezze degli italiani. Quindi ho l'impressione che siano tare e debolezze endemiche. L'Italia forse ha avuto dei momenti di sospensione di questa indole, di questa tendenza, ma caratterialmente è stata un po' sempre così. E allora l'unica cosa che noi possiamo dire è, come dire, appassionarci all'idea dell'Italia attraverso i picchi, le creste più alte, attraverso la sua tradizione, attraverso la sua letteratura, la sua storia. Non pretendere che l'intero popolo italiano possa essere all'altezza delle sue vette, all'altezza dei Dante, all'altezza di Leopardi, all'altezza anche dei grandi testimoni civili, politici, militari, combattenti, coloro cioè che hanno, diciamo, onorato l'Italia e magari sono morti anche per lei. Non si può pretendere che un popolo intero possa avere delle qualità eccelse. Certo, l'italianità media è sconfortante, ma non è una buona ragione per dire buttiamo a mare l'italianità e poi che altro siamo? Siamo cittadini globali, cioè niente, siamo dei consumatori, siamo degli utenti, la nostra unica, diciamo, linea di riferimento è la tecnologia e l'economia, cioè nel senso che usiamo la carta di credito e il cellulare e poi basta. Allora io dico, al di là della qualità e del giudizio che noi possiamo avere sugli italiani, io credo che sia importante coltivare un'identità condivisa. Al di là dei risultati, poi ogni risultato attiene alla qualità media dei popoli. Gli italiani hanno anche altri motivi di eccellenza, non soltanto quelli di afflizione. Ci sono motivi che meritano di essere valorizzati, però indubbiamente la media non è assolutamente esaltante. Però che cosa si fa buttando a mare un'identità? Io ho sempre pensato che anche le grandi unioni transnazionali come l'Europa si possono fare soltanto se c'è un incontro tra identità diverse. Se l'incontro è tra nientità diverse, non si produce niente. E allora meglio così. Buonasera, caro Veneziani, ti ho ascoltato con moltissimo piacere. Perdonatemi, il bel excursus storico che ha fatto e culturale che ha fatto Veneziani mi induce a ricordare un fatto che può essere inserito simpaticamente in questa serena mobilitazione di spiriti e di volontà. Ricordo tre persone, in qualche modo legate tutte e tre a Foligno, da un filo rosso: Dante Alighieri da Firenze, Cante Gabrielli da Gubbio e Nallo Trinci da Foligno. Che cosa li unisce? Perché meritano di essere ricordati? Perché tutta tre morirono nello stesso anno, 1321. Sembra una strana considerazione. Dante Alighieri, sappiamo tutto di lui, ce l'ha detto anche Veneziani. Da bianco e dai bianchi arrivarono i neri, si presero il potere a Firenze e venne Valois, il fratello del re di Francia, mandato da Bonifacio VIII, il quale fu nominato podestà di Firenze, questo Cante Gabrielli da Gubbio. Fu lui che presiedette il tribunale contro Dante, il quale stava a Roma, riuscì a salvarsi perché, non essendosi presentato, fu condannato a rogo. Diceva Gabrielli, il rogo va bene perché fa un fattore di purificazione. Che cosa accadde? Che Gabrielli
alla fine cessò nella carica di sindaco di Firenze, era un ottimo condottiero ed era il capo dei Guelfi dell'Umbria e delle Marche, quindi lui era a favore della Chiesa. Lasciò la carica di Firenze, venne in Umbria, assoggettò i ghibellini di Spoleto, di Orvieto, di Terni, eccetera. Per Foligno ebbe un'altra soluzione: dette sua figlia Chiara sposa a Nallo Trinci. Nallo Trinci era di origine longobarda, però il suo padre Trincia passò alla parte guelfa. Allora lui andò esule, perché a Foligno dominavano gli Anastasi, e cioè i ghibellini. Allora il buon Gabrielli escogitò un sistema, un trucco: fece arrivare delle truppe da Perugia, con la scusa che andavano a Nocera. D'accordo con i guelfi locali ci fu un golpe, per cui il Costanzo, mi pagava, Anastasi fu cacciato via e prese il potere. Quindi allora questi tre personaggi, Dante condannato a morte da Gabrielli, suocero di Nallo Trinci, il quale fondò questa splendida signoria che è la signoria dei Trinci, che rimase dal 1315 fino al 1439. L'8 settembre ci fu una rivoluzione, no? È un giorno fatidico sempre l'8 settembre. Quindi allora questo secolo, questo periodo 1321, ci permette di ricordare questi tre uomini uniti da uno stesso sogno, uomini di coraggio, quando i ghibellini e i guelfi si combattevano in questi momenti terribili, e questo per noi adesso è un altro momento brutto, e penso che meritano di essere ricordati, lo meritano e meritano qualcosa di più. Vi ringrazio. Grazie per la splendida lezione storica. Ci sono, guarda, qui. Sì, no, poi veniamo qua davanti, adesso c'era dietro una persona da prima. Sì, buonasera, Francesco Forlin da Perugia. Grazie Marcello Veneziani. Una cosa sulla quale vorrei chiedere la sua opinione. Lei ha citato Prezzolini e penso che il testo che ha citato fosse L'Italia finisce. In quel testo però Prezzolini va anche oltre, nel senso che non solo dice che è il primo degli anti-italiani Dante, ma dice anche che la prosa dantesca, per la sua durezza, non poteva piacere all'Arcadia poi e alla levità della prosa che tanto associamo alla bellezza della nostra lingua. E quel che è più grave, secondo me, in parte, è che secondo Prezzolini di fatto Dante è così proteso verso una dimensione universale della politica da poter essere ascritto più alla romanità che all'italianità, perché l'italiano vero è quello che è vittima, fra virgolette, di quella dimensione campanilistica, provinciale, che pure caratterizza in modo molto peculiare l'esperienza comunale, che nelle nostre città del centro Italia è particolarmente sentita. Quindi quasi a dire che ci sarebbe una estraneità congenita, insuperabile fra questi due orizzonti. Come commenterebbe lei l'opinione di Prezzolini? Grazie. Ah, io darei, come dire, in parte ragione a Prezzolini, perché è vero che in Dante c'è una fierezza che sembra più degli antichi romani che dei suoi stessi contemporanei. E aggiungo anche che il sodale di Prezzolini, Papini, è andato anche oltre, sosteneva che Dante fosse un antico romano e anche un antico etrusco, e quindi aveva, diciamo, una ulteriore matrice legata all'antichità. Quindi è sicuramente vero quello che Prezzolini dice, però bisogna anche considerare il giudizio scettico che Prezzolini aveva sull'Italia. Prezzolini non faceva sconti all'Italia, era un anti-italiano ma rassegnato, non era un anti-italiano vibrante, veemente come Dante, era un anti-italiano scettico, uno di coloro che non la bevono, come lui stesso diceva in polemica con Gobetti, cioè era uno che non aveva nessuna fiducia negli italiani, quindi quando voleva in qualche modo salvare la grandezza di un personaggio lo tirava fuori dall'Italia, e Dante per lui era un romano o era un
fiorentino antico, non a caso Florenza è il nome segreto di Roma e quindi comunque ascrivibile alla romanità iniziatica. Quindi Prezzolini riconosceva in Dante una tempra, una fierezza che non era quella dei suoi contemporanei e aveva in questo ragione, però si aggiungeva questa nota di disprezzo, come dire, irrisolvibile nei confronti degli italiani, che ha poi portato sempre Prezzolini ad essere testimone dei più grandi eventi del Novecento, ma mantenendo sempre un atteggiamento in disparte, perché Prezzolini è stato veramente il padre del fascismo e dell'antifascismo per certi versi. È stato lui a inventare il Mussolini giornalista, è stato lui a inventare gran parte dell'antifascismo, dialogare con Gobetti, con Amendola e avere comunque questa idea, al punto che Malaparte disse che le riviste di Prezzolini furono la serra calda del fascismo e dell'antifascismo. Ma perché? Perché Prezzolini non era in realtà né con gli uni né con gli altri. Era un osservatore disincantato che se ne andò in America e poi se ne andò a Lugano, cercò sempre, come dire, dei luoghi estranei per protestare la sua estraneità dal nostro paese. Quindi, diciamo, quella definizione di Dante in parte è vera, in parte è l'autobiografia di Prezzolini. Buonasera maestro, io veramente, se ti posso dare del tu, sono una tua atavica lettrice e anche una che ha scambiato delle mail con te proprio per invitarti nella mia città. Spero di riuscirci prima o poi. Qual è? Marciano. Ah, Marciano. Lo so, non è una città molto rinomata né importante, però io ci tengo particolarmente e ne abbiamo parlato. Allora, il primo libro che ho letto è stato Di padre in figlio, poi da lì tutti gli altri. Me li sono portati qualcuno anche dietro perché ho detto non sia mai che possa avere un autografo. Allora, proprio esuliamo un attimo dal discorso dantesco, anche perché anch'io all'epoca della mia scuola ho odiato Dante. Quindi ora chiaramente l'ho rivalutato, anche perché leggendo e leggendoti è logico che non si può che apprezzarlo. Io invece vorrei risalire al primo libro che ho letto di te, Di padre in figlio, sì. L'elogio della tradizione. Mi ha toccato particolarmente, tant'è che mi sono innamorata della tua scrittura, che io ritengo poetica prima di tutto. È proprio da lì, dal valore del padre, e quindi mi ricollego alla presentazione che ha fatto qualcuno di te all'inizio, parlando appunto del valore che tu in ogni tuo testo, soprattutto quelli dedicati al sud, che sono di una meraviglia impensabile, proprio l'importanza che si dà alla tradizione, cosa che io noto attualmente ma da anni, che stia veramente messa all'ultimo gradino dei valori. In questa società talmente effervescente usa e getta, la tradizione è praticamente, se non sconosciuta, svalutata, disprezzata, ma forse direi di più sconosciuta. Io sono un'insegnante e sono una di quelle che ha voluto dare ai miei studenti il valore della tradizione. Quindi questo legame fortissimo, che deve essere secondo me mantenuto, proprio perché è la nostra storia e lì non ci si discute. Allora io, caro maestro Veneziani, ti chiedo: come possiamo fare a mantenere viva la nostra tradizione di italiani, comunque siamo, belli, brutti, buoni e cattivi? Perché oggi veramente lo possiamo dire, quanti sono i brutti e quanti sono i belli, lo possiamo proprio dire. Io ti chiedo questa grazia. Dacci un consiglio. Io
Grazie, signora. I consigli li do volentieri, le grazie non riesco a farle. Grazie. No. Dico, Giovanni Gentile definiva la tradizione la paternità di un popolo. Ecco, quindi il collegamento con il padre è fondamentale. E io credo che il primo atto per recuperare il senso della tradizione sia quello di riconnettersi ai padri. Cioè non rompere il legame con i padri, discuterlo, anche polemicamente, criticarlo, ma il primo atto è quello di capire che noi non siamo figli del nostro tempo, ma siamo soprattutto figli dei nostri padri, delle nostre madri, della nostra storia, delle nostre radici. Cioè in noi c'è un filo di continuità, è l'idea di connessione quella che a noi manca. Paradossalmente, nell'epoca della connessione permanente e globale, noi abbiamo perso la connessione verticale, quella che ci collega alla tradizione precedente. Oh, la tradizione non è il culto del passato, spiegavo in quel libro, ma è il senso della continuità. Quindi quando pensiamo di difendere la tradizione, non pensiamo di difendere una specie di tempio in cui ci sono soltanto degli oggetti abbandonati. Non è un sepolcro la tradizione. La tradizione è una cosa viva. La tradizione non sono le ceneri, è la fiamma. È quella che resta viva, quella che scoppietta. E quindi è quello il grande compito e la grandissima difficoltà dei nostri tempi, quello di far capire che la tradizione non è una forma di chiusura nei confronti del mondo. Anche quando incontri il mondo nelle sue diversità, lo incontri nel nome della tua tradizione e puoi dialogare con gli altri in quanto tu porti a confronto la tua tradizione con quella degli altri. Non puoi chiuderti dentro una tradizione, perché la tradizione è trasmissione, lo dice la parola stessa, quindi è fluida, quindi è comunque aperta a un rapporto con gli altri. Quindi è questo che bisogna cercare di fare. Certo, manca una pedagogia della tradizione, manca una cultura della tradizione, mancano luoghi in cui rappresentare questa tradizione, però già ricordare i 700 anni di Dante è un modo per riannodarsi a una tradizione. E il fatto che bene o male questo sia accaduto in tutta Italia, va bene. Poi certo, se è Benigni anziché Ungaretti forse c'è qualche differenza, se è Cazzullo anziché Montale c'è qualche differenza, però voglio dire, al di là di questo, comunque è importante che alla fine, quando vogliamo trovare un elemento di coesione, alla fine dobbiamo ricorrere alla tradizione. Quindi la tradizione è nostro padre, vuol dire anche nostra madre, ed io sono convinto anche di una cosa, che ciascuno di noi ha una patria e una matria dentro di sé. Io per esempio, che sono molto legato al Sud, dico che l'Italia è la mia patria, il Sud è la mia matria, è il luogo materno, è il luogo delle origini, e tutti noi abbiamo un luogo degli affetti materno, accogliente, caldo, affabile, ed un altro della memoria storica, del ricordo, della tradizione paterna, nel senso puro della parola. Noi abbiamo bisogno, ma oggi possiamo fare patria senza padre e madre, ma con genitore 1 e genitore 2? Penso che c'è. Ah, mi chiamo Rino Raspa e volevo prima di tutto ringraziarla, dottor Veneziani, per il suo esposto, e volevo da lei alcune risposte circa queste due domande che volevo farle. Il rapporto fra Dante e la comunità ebraica del tempo, il rapporto della comunità ebraica attuale con i scritti di Dante, e volevo anche... Io sono di formazione architetto, ma ho anche la passione dello studio dei testi biblici. C'è un libro che mi ha particolarmente colpito, La lettera agli ebrei, che molto probabilmente è scritta dall'Apostolo Paolo, ma che non ha firmato per dedicare la sua opera magna al Signore rinunciando alla sua firma. Allora, questa è una mia considerazione, ma arrivo al dunque. La lettera agli ebrei si conclude con la frase seguente: salutate tutti i vostri conduttori e tutti i vostri santi, quelli d'Italia vi salutano. Allora, qui ci sono due cose che ho notato. È probabile che l'autore
parla al plurale inglobando Pietro. È probabile che siano Pietro e Paolo i massimi, i pezzi da 90, due apostoli mandati a portare il Vangelo alle nazioni, e però si firmano con quelli d'Italia vi salutano, sia a indicare che si trovavano in quel momento in Italia, ma anche a consegnare, secondo una volontà divina, un compito al popolo italiano che nessun altro popolo ha ricevuto, un compito particolare, è quello di portare il saluto al popolo ebraico. Quindi io dico, io ci vedo questa cosa come una ricchezza che altri popoli ci invidierebbero, soprattutto gli americani, che sono anche notoriamente filo israeliani e li appoggiano in ogni modo. Quindi questa prendere coscienza che abbiamo una chiamata, una vocazione anche nazionale, io penso è una cosa forse da sviluppare. Allora ecco, il rapporto fra Dante e la comunità ebraica dell'epoca e il rapporto tra la comunità ebraica di oggi con gli scritti di Dante. Grazie. Ma io credo che si debbano mettere insieme due aspetti salienti, quello storico di Dante e quello invece, come dire, spirituale di Dante. Storicamente Dante appartiene a un tempo in cui, diciamo, gli ebrei sono considerati in una maniera diversa rispetto al nostro tempo, sono considerati una comunità a parte, ghettizzati, e ci sono anche alcuni versi danteschi che sono probabilmente criticabili per l'antigiudaismo, diciamo, che trasudano. Dall'altra parte però c'è un profondo rispetto per la tradizione religiosa ebraica, per quello che hanno rappresentato i padri, per la tradizione biblica. Quindi c'è in Dante, nei confronti degli ebrei, un atteggiamento che somiglia molto a quello che lo stesso Dante ha nei confronti degli islamici. Dante mette all'inferno Maometto, ma al tempo stesso si abbevera alle fonti iniziatiche della tradizione sufi, spirituale, islamica. Cioè sa distinguere tra la crociata, che è comunque un atto di conflitto, di guerra con il mondo islamico, e al tempo stesso riconosce la potenza spirituale di alcune, diciamo, tradizioni islamiche che sono importanti, così come ricordavo prima il debito che Dante stesso riconosce nei confronti del filosofo arabo Averroè, perché lo ha introdotto alla conoscenza di Platone e di Aristotele. La stessa cosa avrebbe potuto dire nei confronti dell'ebreo Filone Alessandrino o nei confronti di altri autori di tradizione ebraica. Quindi dobbiamo saper distinguere in Dante quello che è, diciamo, il giudizio storico del suo tempo, che è un giudizio critico dovuto alla guerra, ai conflitti, alle diffidenze che c'erano, alla diversità anche rispetto alla concezione religiosa, e dall'altra parte invece il piano metafisico e trascendente in cui in Dante c'è questo rapporto. Poi storicamente che rapporto abbia avuto con la comunità ebraica non lo sappiamo, ma per la semplice ragione che noi di Dante sappiamo pochissimo. Quando si scrivono biografie di 600 pagine su Dante, si parla in realtà dell'epoca di Dante, perché noi di Dante conosciamo pochissimo, sappiamo pochissimo dei suoi rapporti con sua moglie, sappiamo pochissimo dei rapporti, quel poco che sappiamo è enucleabile in pochissime pagine, quindi immaginiamo che difficoltà ci può essere nel ricostruire organicamente, non episodicamente, il rapporto con la comunità ebraica o il rapporto, diciamo così, con altre comunità. Una cosa che in Dante è molto forte e probabilmente ha anche una valenza polemica nei confronti degli ebrei è la sua polemica contro l'usura, perché all'epoca, anche per una ragione oggettiva, non stiamo a vedere, diciamo, le motivazioni, per una ragione, cioè una necessità oggettiva, erano soprattutto gli ebrei a prestare denaro, e in quel momento Firenze diventa potentissima nel mondo perché adotta il sistema finanziario delle banche. Si dice che il capitalismo sia nato non, come diceva Weber, nei paesi del nord Europa, ma a Firenze, proprio perché le banche operano nel suo tempo. Però Dante dice, a proposito di questa gente che si arricchisce, parla di questa gente attaccata ai subiti guadagni, no? E quindi ha questa visione molto negativa nei confronti di chi appunto usa il denaro come forza di ricchezza che produce ulteriore denaro e che
viene considerato dal punto di vista proprio della tradizione cristiana come un peccato mortale, perché l'usura non è altro che usare il tempo che appartiene al Signore per far crescere, diciamo così, il profitto finanziario. Quindi c'è in Dante questa contraddizione che è del suo tempo, che è del suo pensiero e che probabilmente riflette la condizione umana e ne non riguarda soltanto il rapporto con la comunità ebraica. Grazie. Allora, in conclusione, io vorrei, piccola chiosa, prossimo anno dovrebbero essere 35 anni dalla rivoluzione conservatrice in Italia, nell'87 qualcosa del genere. Uno dei primi, ti faccio tornare un po' indietro di qualche anno, è uno dei testi in cui uno si forma quando è giovane, magari e studia e legge quello che possa essere un percorso anche politico, giustamente, e questo è stato un po' il mio. E siccome ce n'è tra tanti capitoli, ce n'è uno sulla cultura della destra, no? Cultura di destra. Innanzitutto io penso che la cultura di destra ce l'abbiamo qui a fianco, perché è veramente un grande esempio di cultura in un momento in cui in giro, anche nei vari talk show e tutto quanto, c'è sempre questo riandare a tornare a girare un po' il coltello nella piaga, come se non ci fosse qualcosa di diverso. Tu già nell'87 in quel libro lì già davi delle indicazioni importanti, dei riferimenti culturali, politici, bibliografici. Mi piacerebbe, come dire, rispolverare 5 minuti questo momento, se siete d'accordo, poi andiamo in chiusura. Grazie, ecco, Marcello. Torniamo alla mia preistoria personale. Dunque, sì, io in quel libro cercavo da una parte di fare un po' la storia della rivoluzione conservatrice in Italia, ritenendo che un tratto specifico delle culture politiche italiane sia quello di mettere insieme uno spirito rivoluzionario, innovatore, socialmente avanzato ai limiti del socialismo, e dall'altra parte il richiamo alla tradizione, alla nazione, a tutto ciò che apparteneva in qualche modo alla storia e alla continuità dei popoli. E quindi ritenevo che questo fosse un tratto peculiare della nostra cultura politica italiana. E poi cercavo naturalmente di proiettarla nel futuro. E l'osservazione che facevo all'epoca era questa. Eravamo in un'epoca in cui, diciamo, il senso dell'identità nazionale stava appena affiorando negli anni Ottanta, perché prima era soltanto patrimonio esclusivo di alcune comunità politiche minoritarie, se non ghettizzate. Mi riferisco ai missini, mi riferisco in parte anche ai monarchici, cioè erano i pochi che sbandieravano il tricolore nelle piazze, e prima sbandierare il tricolore nelle piazze voleva dire essere di destra, essere addirittura per alcuni fascisti. Ecco, quindi questa era un po' la semplificazione. Nei primi anni Ottanta, un campionato mondiale vinto, Bettino Craxi al governo, Spadolini al governo, ripresero in qualche modo il senso dell'identità nazionale e quindi riprese fiato l'idea di nazione. Ecco, io cercavo nel mio libro di collegare questo spirito nazionale che stava emergendo in più sponde, non solo nella destra, per ritrovare i segni di una nuova rivoluzione conservatrice in Italia, perché ritenevo che fosse inutile immaginare una destra che, come dire, se la canta e se la suona per conto suo, che vive del suo tricolore, ma resta lì in un ghetto onorevole con il suo 5%. Ricordo una poesia di Montale, vissi al 5%, ecco, mi sembrava una specie di epitaffio per quella destra. Ecco, pensavo che fosse più utile invece che si allargasse, anche contaminandosi con le culture che allora emergevano. Si parlava di socialismo tricolore, si parlava di altre culture, e quindi la mia idea era quella di proiettare questa rivoluzione conservatrice anche nei tempi che sarebbero venuti. Devo dire che nell'87 nessuno avrebbe mai pensato che 5-6 anni dopo ci sarebbe stata quella grande, diciamo, rivoluzione dovuta da vari fattori, giudici, caduta del muro di Berlino, eccetera. Comunque avvenne qualcosa che rimise in gioco la destra politica, molte forze politiche si richiamarono nel loro nome all'identità italiana, Forza Italia, Alleanza Nazionale e così via. Quindi sembrò, diciamo, di assistere a un nuovo, diciamo, risorgimento nazionale. Forse erano fuochi fatui, forse era fuoco di paglia, comunque insomma non ci fu un grande seguito, però diciamo l'intellettuale cerca di guardare nel futuro e quindi si sporge nell'incognito e quindi cerca in qualche modo di dire quel che poteva essere e che poi magari non è stato. Insomma, d'altra parte, seppure Dante ha sbagliato su Arrigo VII, diciamo si può sbagliare anche sui personaggi che abbiamo incontrato noi. Grazie.
Bene, penso che Stefano voglia, a conclusione di questa splendida serata, dire due parole, magari già le... pensavo di che ti ho preso in controvento, no, pensavo di un saluto Claudio, per la serata. No, io sono felice di concludere, non c'è poco da concludere. Prima Decio ha usato un termine che credo che sia quanto mai appropriato. Questa sera ci siamo tutti abbeverati alla fonte, alla sapienza di Marcello Veneziani. Io ero giustamente curioso e ho scoperto un Dante diverso che non è nel circuito ideale delle nostre riflessioni normali. Quindi è stata veramente un'occasione straordinaria per vedere questo grande uomo sotto una prospettiva ancora diversa, inesplorata, almeno per quanto mi riguarda. E quindi io non posso che ringraziare gli organizzatori per averci dato questa grande possibilità di passare questo pomeriggio straordinario. E ripeto, come amministrazione siamo orgogliosi di aver determinato anche questo tipo di cambiamento in città. La voce e la prospettiva di un'idea, di una visione filosofica diversa, che non è quella omologata, che non è quella che per 73 anni abbiamo avuto. Questo lo rivendico come sindaco e come amministrazione. Grazie. Grazie. Permettetevi di rubarvi ancora due minuti. Vorrei consegnare a Marcello Veneziani quello che è il simbolo della città di Foligno ed è un diamante, chiamiamolo così, in argento con lo stemma e il giglio della città di Foligno. Grazie. Con la bandiera italiana. Aspetta, che ci sistemiamo. E poi non potevamo che regalare dei libri, ovviamente. Adesso, se mi aiuti Claudio, alcuni sono recenti, questo è proprio fresco di stampa, è la mostra che verrà inaugurata domani, intitolata una futurista, Leandra Angelucci Comazzini, e quindi è proprio freschissimo di stampa, e sia io che Decio che tutta l'amministrazione ci teneva che tu fossi, sì. Questa è la mostra di Raffaello che abbiamo avuto a Foligno nella replica, ovviamente, e nella fortuna che quest'opera ha avuto nei secoli come riproduzione, e quindi questa è una mostra che si è tenuta a Foligno quest'estate e anche qui. Spero che sia un regalo, un gradito pensiero. Non so se domani ti fermi qui, ma non credo, so che adesso ritorni via. Però abbiamo aperto un museo della Quintana. La Quintana è la nostra manifestazione storica. È un museo multimediale, anche qui una prospettiva diversa della Quintana. Non è un museo classico nella quale, insomma, ammirare un vestito piuttosto che una lancia, piuttosto che una bardatura di un cavaliere, ma è un museo di esperienze sensoriali moderne che fanno entrare all'interno della giostra della Quintana, magari anche da protagonisti, con telecamere e quant'altro piazzate sopra il cavaliere. Insomma, una visione diversa, però è un ponte ideale tra il passato e il futuro che ci è piaciuto donare alla città come amministrazione. Non so, non ci potrai essere, però. Va bene, queste sono altre opere dedicate dalla parte della Fondazione di Foligno alla Divina Commedia. E questo sui nostri musei cittadini. Ci avrai una panoramica complessiva della città. Grazie, no, grazie a te per tutto questo. Aspetta. Grazie a tutti. Speriamo di vederci prossimamente per un'altra puntata dei nostri orientamenti. Grazie a tutti di nuovo. Buona serata. Grazie.